Buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione come sempre, perché insomma ci incoraggia ad andare avanti e quindi siamo arrivati appunto alla sesta stagione di Confronti. Il benvenuto è da parte mia, di Terry Sanoce e di Francesco Villano, che sono appunto i soci fondatori di Confronti. È doveroso fare dei ringraziamenti soprattutto all'amministrazione locale, che qui è rappresentata dall'assessore Carmina Trillino, nonché vice sindaco, dai nostri sponsor che contribuiscono a sostenere le spese vive, i media partner e appunto i relatori che vengono appunto quest'anno per 9 volte e il pubblico che ci assiste. E prima di passare la parola a Franco, che fa una breve presentazione del tema che ci porterà appunto da oggi ottobre fino a giugno, appunto la buona politica, tengo a precisare un piccolo aspetto insomma, personale come associazione. I nostri incontri sono tutti gratuiti. Viviamo, diciamo, appunto della partecipazione degli sponsor, dell'amministrazione e tutto. Purtroppo c'è in giro qualche voce che noi prendiamo 200.000 euro da questa manifestazione, quindi siamo straricchi. E ci è stato detto un po' di tutto di più, insomma, che siamo dei radical chic, degli illusi e tutto quanto. Questa, insomma, queste sono opinioni che uno può mantenere, ma quello di prendere 200.000 euro ci sembra una grossolanità estremamente, insomma, stupida sotto questo aspetto. E ci siamo fatti anche dei nemici in tal senso, perché chi sa del nostro impegno sa che lo facciamo esclusivamente per la conoscenza, ci mettiamo la faccia, ci mettiamo l'impegno, esclusivamente tutto gratuito. E per cui, ecco, questa cosa, è qui presente anche il sindaco, può dire quant'è la somma che ci danno, IVA compresa, per questo tipo di organizzazione che si sviluppa appunto su 9 mesi. Detto questo, passo la parola a Franco, il nostro filosofo, insomma, la nostra testa pensante, che spiegherà appunto perché abbiamo scelto il tema della buona politica. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati dopo la pausa estiva. Inutile dire che Mimmo è un amico, quando parla, insomma, mi fa venire l'emotività, eccetera. Allora, il mito della buona politica, questo è il tema che noi abbiamo scelto per quest'anno. Con Mimmo e Teresa, noi prima di arrivare alla decisione del tema, insomma, ci confrontiamo a lungo, cerchiamo di tenere ben in considerazione quello che avviene nella realtà delle cose e quindi formuliamo la nostra proposta. È inutile dire che tutti quanti, basta girarsi intorno, avere gli occhi aperti e vedere come sia a livello mondiale che a livello locale ci sono tantissimi fattori disgreganti che incombono sulle nostre vite e chiaramente le vanno a condizionare il nostro quotidiano, che uno ci pensi o non ci pensi non vuol dire niente. I fattori agiscono di per sé. Quali di questi fattori? A livello mondiale si sa benissimo che attualmente non c'è un'unica leadership, o meglio, che non c'è una leadership in generale, e questo non fa altro che creare delle situazioni davvero preoccupanti di volta in volta. Le strutture sovranazionali, che in una dinamica di ordine mondiale agiscono per prevenire e contribuire a far, decantare i conflitti, non sono proprio considerate. Tanto per dirne una, all'ONU, no? Sono scavalcate di sana pianta. Insomma, si ritorna un po', se volete, anche se a livello globale, al mondo della giungla, cioè che il più forte dice quello che gli pare, come gli pare e quando gli pare. Per cui, visto che sono i più forti, vuoi militarmente, vuoi economicamente, vuoi finanziariamente, si fa come dico io. Se no, ecco, questo mi sembra veramente un regredire, no, proprio come civiltà in generale. Quindi abbiamo questa dinamica qui. Poi abbiamo questo strapotere della finanza.
la finanza che domina sull'economia e quindi sul mondo del lavoro, sul mondo del risparmio, sulle nostre vite, no? Creando pochissimi con ricchezze immense e la grande moltitudine che se non annaspa proprio vive in difficoltà, quindi uno squilibrio pazzesco. Poi ancora, al di là di tutte le strumentalizzazioni o verità politiche che si voglia, c'è il fenomeno dei migranti. La gente si sposta da un posto all'altro per motivi climatici, per motivi finanziari, per motivi politici. Sono tanti i motivi. Purtroppo quello che avviene adesso avviene in moltissimi casi, se non in tutti, senza alcun rispetto della dignità della persona, che alle volte viene oltraggiata in maniera veramente subumana, perché così, non so quali altre parole dire. Non solo avviene questo, ma avviene pure che l'approdo di queste persone che si muovono va, se non gestito bene, o meglio, se non si cerca di gestirlo, perché non è detto che si abbiano subito le risposte, ma almeno manco cercarle, insomma, voglio dire, vanno a destabilizzare i luoghi di approdo, no? E questo è sotto gli occhi di tutti. Però fanno emergere anche gli egoismi, fanno emergere anche le contraddizioni, in realtà diventa anche una cartina di tornasole per quelli che sono i nostri valori, no? Beh, la grande parola, eccetera. Ah, su questi valori una piccola cosa la devo dire, perché mi ha colpito proprio personalmente. L'altro giorno, vedendo quella povera disgraziata di donna Yazida, che ha ricevuto il premio Nobel, no? per la pace, eccetera, ne ha passate di tutti i colori, un miracolo che sia sopravvissuta. Io volevo sapere quanti di quelli che stavano lì ad applaudire o meno avevano i loro governi, non voglio dire persone, i loro governi coinvolti in tutto quel macello che è successo tra Iraq, Siria, eccetera. Vabbè, questo per inciso, altre grandi ipocrisia. Un altro fattore, quello ambientale. Noi viviamo al di là delle possibilità che la terra ci può dare, è un fatto. E allora che si fa? Aspettiamo che sto baratro a un certo punto si apra definitivamente, non avete voluto considerare questo, quindi ora questo vi meritate, no? Dico la natura. Questo è un fatto concretissimo. Tuttora ci sono paesi potentissimi che ignorano totalmente questo fatto. E allora che facciamo? E allora che facciamo come società civile? Facciamo come Totò, che diceva ad passare nottata, cioè noi aspettiamo, passa la nottata e poi speriamo che sia andata bene. Oppure, nel nostro piccolo chiaramente, nessuno può fare cose tutte da sole, possiamo mobilitarci in qualche modo per far crescere che cosa? La consapevolezza e la coscienza, ed è quello che facciamo stasera a partire con il professor Marc Luigisi, per dire questo possiamo fare. Ma questa che cosa porta? Porta, udite udite, secondo noi, alla buona politica, al mito, tra virgolette, della buona politica. No, noi ci crediamo che la politica può essere buona, anzi, crediamo che la politica debba necessariamente, per non tradire le sue finalità, dare una possibilità di concretizzazione alle profonde aspirazioni che ognuno di noi ha dentro. Ognuno di noi che sta qui ha delle cose meravigliose dentro, vale così per tutta la famiglia umana. Bisogna trovare quei canali, quella buona volontà, quel modo di fare che permette a queste cose meravigliose per cui siamo qui di trovare espressione. Ecco, noi crediamo in questo. Ovviamente bisogna creare percorsi, risvegliare modalità che al limite una volta c'erano e poi sono state dimenticate, senza demonizzare il nuovo che ci accade intorno, ma con gli occhi bene aperti. Allora noi come associazione abbiamo pensato di offrire da qui a giugno, ogni mese, una riflessione con qualcuno che ha fatto un cammino particolare, personale, originale, nei diversi ambiti del vivere umano. Ecco. E quindi avremo tantissimi prestigiosi relatori, alcuni che vengono dall'estero, come il professor Marc Luigisi, altri che vengono qui dal nostro paese, eccetera. Ma ognuno di loro ci porterà un suo contributo che arricchirà la nostra riflessione. Come ogni anno, il nostro presidente onorario, il professor Marc Luigisi, che stiamo ancora una volta felicissimi di avere qui stasera per l'inizio degli incontri, ci offrirà la sua riflessione e quindi andiamo ad iniziare. Ancora? Ah sì, io poi qualche gaffa devo pure fare. Allora,
Allora, passo e siamo contenti. Perché? Al momento, Gaffa. Purtroppo è un po' di tempo che non avevamo la fortuna di avere qui qualche assessore, qualcuno che ci onorasse della sua presenza. Stasera inizia una nuova modalità. Siamo felicissimi di avere tra di noi l'assessore che ci porterà il suo saluto e l'impegno ad essere, non dico sempre con noi, ma spesso. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Il primo saluto che vi porto è quello del sindaco professoressa Paola Villa, che dà subito il benvenuto al professor Ghesi. Benvenuto che tutta la nostra amministrazione, ma tutta la nostra città le porge, per una questione molto semplice, perché lei nella prossima ora ci regalerà forza. Perché la forza e la libertà vengono dalla conoscenza, da quel gnarus di greca memoria, di latina memoria, che significa conoscere, e la scelta di essere, di fare buona politica o non farla, passa, a mio modesto parere, ma io sarò sempre dall'altra parte per seguire tutti gli interventi di questa stagione come ho fatto nel passato, perché passa appunto tra la scelta di conoscere o la scelta del non conoscere. Noi siamo forti e liberi se decidiamo di conoscere, siamo meno forti e meno liberi se decidiamo di non conoscere. E la conoscenza passa appunto attraverso la narrazione che è avversa all'errare, quindi dello sbandare, del perdere la strada giusta, la strada dritta, e quindi nel perdersi anche in scelte che poi non sono né a favore dell'altro, quindi della collettività, e poi nemmeno a favore di noi stessi. Perché quando si sceglie, e forse il buon Kant in questo momento ci potrebbe essere d'aiuto, non si sceglie semplicemente per se stessi, ma si sceglie anche per gli altri, e la libertà passa attraverso prima la libertà dell'altro e poi la libertà mia, perché sennò altrimenti c'è una frattura che non si può ricomporre. Non dirò altro se non che forse a volte basta conoscere il significato semplice delle parole, andare attraverso la loro etimologia. L'etimologia di politica significa semplicemente tecnica della città-stato. Isocrate un secolo dopo disse, rispetto a Platone, disse: vabbè, no, pensiamo che ci sia anche l'anima della politica, o quindi l'anima della città. Ecco, un buon amministratore, che possa essere un buon ministro, un buon presidente del consiglio, un qualsiasi persona a cui affidiamo il nostro cammino nella società, ecco, non dovrebbe mai perdere il senso del conoscere dal senso del non conoscere. Grazie. Scusa Mark, io non ho presentato Mark perché siccome sono 5 anni che apre, questo è il 6° anno che apre la stagione di confronti, ormai è acquisito, ma brevemente per coloro che non, appunto, non lo conoscessero, insomma, Mark Luix è una persona molto rappresentativa, è stato a capo della cellula di prospettiva sotto il governo europeo Delors e Sander, e quindi ha girato il mondo per vedere il compito che gli ha assegnato Jacques Delors era quello di intercettare il cambiamento, anche i più sottili cambiamenti a distanza di 20, 30, 40 anni. Quindi, fra virgolette, è un visionario. Tutti i suoi incontri sono piccole visioni. Grazie Mimmo. Sì, prima vorrei dire che mi fa piacere. Mi fa piacere di rivedervi tutti e di essere qui a Formia, e lo sento nel mio cuore, sono attaccato a questo posto. Grazie della vostra presenza. Prima vorrei parlare della mia esperienza della politica, la mia esperienza personale. Ho lavorato con Delors. Delors aveva un carattere di cane, però è
era un visionario. Lui diceva: dobbiamo tentare di capire dove va la civiltà e aiutare la gente ad andarci. Vi racconto una storia. Siamo nel 1992, 25 anni fa, e Delors ci dice, eravamo un gruppo di 12 persone, consiglieri, non il gabinetto, solamente la cellula di prospettiva, e ci dice: pensate un po' all'economia europea in 2030. Difficile. Ci siamo messi in rete, abbiamo fatto un libro che diceva: attenzione, l'Europa è stata agricola, va bene, nel 1900 89% degli europei lavorava nei campi, poi l'Europa è diventata industriale, c'è agricoltura ma 5%, tutto il resto sta nell'industria. E attenzione, stiamo per uscire, conserviamo l'industria, ma i job industriali, e dunque i job di domani, che non sono ancora creati, saranno nell'immateriale, Facebook, Google, eccetera. Abbiamo detto: attenzione, questa economia non funziona come l'economia industriale, e dunque dobbiamo prepararci. Delors, contento d'aver questo studio, l'ha fatto tradurre in tedesco, in italiano, in inglese, eccetera, e ha dato ai capo di Stato il suo studio. E poi c'è stata la catastrofe, perché il capo di Stato ha detto: this is a very interesting book. Passiamo al punto seguente. Vuol dire: io capisco anche la difficoltà, perché il primo politico che dice attenzione, siamo per cambiare l'economia mondiale, ma si fa tagliare la testa, dice la verità, ma la gente non gli piace e non va a votare per lui, e questa è la difficoltà. Dunque io non critico, ma questo per farvi sentire com'è difficile di fare buona politica. Infatti, con Delors è stato un fallimento, perché volevamo aiutare la trasformazione dal vertice. Non funziona. Non funziona, e non voglio criticare nessuno. Il vero cambiamento viene dal basso, dalla giovane generazione, dei nuovi job, della nuova mentalità. Bene, questi sono i ricordi. Delors era un politico di qualità. Dunque esiste. Non ci sono tanto, ma esistono. E questo è importante di capire. Bene, adesso vi invito a fare un passo indietro e riflettere prima: quali sono le sfide spirituali del ventunesimo secolo? What are the problems? Che sono i problemi principali? Due. Dobbiamo arrivare in un modo o un altro
di controllare l'economia mondiale con la politica. Ci vorrà tempo, non si fa in un giorno, però ci vuole questo. E il secondo? È anche un altro controllo, le scienze, le tecnologie, l'intelligenza artificiale si sviluppano, va bene, ma dove vanno? E dunque dobbiamo arrivare a controllare e controllare dando all'economia, alla scienza, alla tecnologia un senso etico. Che ci manca per questo? Ci manca a noi tutti, io il primo, voi tutti, ci manca la forza etico-spirituale. È questo che ci manca. E non cominciamo a dire agli altri, ai politici, eccetera. Ci manca a noi, a voi, a ognuno di noi. Ci manca la potenza, la forza, la puissance, la potenza spirituale e etica, interiore. Anche i politici, ma anche noi. Abbiamo i politici che corrispondono al nostro livello etico. E dico questo anche per me. Non è che dico che i politici sono perfetti, non dico questo, ma dico che siamo di fronte a una sfida bellissima. Il XXI secolo, diceva Malraux, il XXI secolo sarà spirituale o non esisterà. C'è qualche cosa, io penso, io sento, che non c'è controllo dell'economia, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, se il nostro livello etico non sale. Come si fa? Ma io non so. Non si fa automaticamente. Dobbiamo crescere. E questa è l'idea fondamentale della conferenza di oggi. Dobbiamo crescere. Siamo invitati dalla storia, dalla tecnologia, dall'economia. Avanti! Cresciamo! Seguente. Ok. Ancora? E ritorniamo a Platone. Stavo leggendo La Repubblica di Platone. Lei ne parlerà. E Platone dice, un filosofo, Platone parla della caverna, come si dice? La caverna. E dice, la maggioranza della gente sta seduta nella caverna e guarda la televisione nel fondo della caverna. Il filosofo che fa? Il filosofo è lui che si aggrappa alle rocce per uscire dalla caverna e per guardare il sole, per guardare il bene, il bello e il vero. E Platone dice, il filosofo ha una qualità di divinità. Wow! E poi dice, ma il filosofo che rimane fuori dalla caverna e non si preoccupa di tutta la gente che sta nella caverna non funziona idealmente. Abbiamo bisogno di filosofi che ritornano nella caverna per aiutare la gente ad andare verso la luce, però abbiamo anche bisogno di politici
che si trasformano in filosofi, vuol dire che escano dalla caverna e vanno a affrontare la luce dell'essere. Bene, se lei è credente può dire la luce del divino, di Cristo, se lei è ateo può dire la luce dell'essere, c'est la même chose, è lo stesso. La mia convinzione, perché c'è questa sfida spirituale in questo secolo? Finalmente arriviamo a capire dopo 2500 anni ciò che Platone voleva dire. Merda, abbiamo dovuto perdere 2500 anni, ma ci siamo. Ci siamo. E la storia ci butta di nuovo su Platone. Avanti. Abbiamo bisogno di leaders che possono orientare la trasformazione profonda in cui ci troviamo. Questi leader devono prima capire la trasformazione economica, scientifica, tecnologica, che sta trasformando veramente in profondità il nostro mondo. Capire e orientare e controllare. In sintonia con la gente, vuol dire che noi tutti dobbiamo salire energeticamente. Allora, adesso vi racconto una buona notizia. Mi dispiace d'essere positivo. Parlerò di un'altra spinta. È veramente la botta nel Abbiamo la nostra civiltà industriale, ha fatto un sacco di cose belle, però ha creato la possibilità di guerra nucleare. E questo è una follia. Avevamo 32 volte la possibilità di far saltare la Terra, siamo scesi a 17, ma 17 di troppo. Uno. E secondo, abbiamo creato un mito economico della crescita infinita in un mondo finito. Questo, la civiltà industriale, ha creato due possibilità di suicidio collettivo. La buona notizia è che la gente di questo suicidio non ne vuole. E dunque vuol dire che nelle trippe della gente, nella pancia, nel subconscio collettivo, c'è un rifiuto di questo suicidio collettivo. E questo è l'inizio del cambiamento. E Willis Harman, che era un amico, è morto nel 96, e diceva: nessuna forza economica, politica, finanziaria può fermare questo motore che parte delle trippe di ognuno cittadino che decide che vuole un futuro per i suoi figli, per i suoi nipoti e la terza generazione. Dunque siamo in un processo di cambiamento positivo di civiltà. Però ciò che ho detto prima, ci vuole anche una dimensione spirituale etica. Dunque, questi due movimenti ci fanno capire che stiamo muovendo. E questo rende il job politico
fantastico. Potenzialmente fantastico. Non vuol dire che fare politica è facile. Perché il politico, in un comune per esempio, tu fai una legge per il bene comune. Che succede? Ricevi 200 telefonate dei NIMBY, not in my backyard. La gente che questa legge buona, che non gli piace. Sono quelli che telefonano. La gente che è contenta in politica mai si fa sentire. Dunque il politico si deve sapere che deve avere nervi d'acciaio, perché riceve sempre delle critiche e raramente un approvo, una congratulazione, insomma, non c'è, non si fa. Dunque l'arte politica è un servizio che non è facile, ma visto la crisi, il politico è chiamato anche a mostrare un cammino. E va bene, c'è un sacco di gente a chi non le piace, cool. Però c'è una nuova dimensione. Io sono stato nella politica e ho visto Delors con tutti i suoi difetti. Delors, tutti gli europei sanno che è un grande uomo, un grande politico. Perché? Visione. Non cercava soldi. Non ha messo nemmeno un euro nella tasca, nemmeno uno. Grande uomo. E abbiamo bisogno di grandi politici e appassionanti. Avanti. Allora, sì, questo l'ho detto, vi avverto, il punto 2. Non è impossibile ciò che dice il Fondo Monetario Internazionale, che non è un piccolo movimento di sinistra. Il Fondo Monetario dice, attenzione, 2019, 2020, potrebbe vedere scoppiare una crisi che sarebbe molto più importante di quella del 2008. Nessuno sa. Questo sarà un'altra botta nel sedere. Avanti. Allora, c'è un sacco di gente che dice la collapsologia, parlano del collasso della civiltà attuale, è molto di moda, almeno in Belgio si parla sempre di questo. Hanno in parte ragione. Ci sono delle parti della nostra civiltà che potrebbero crollare. Ma siamo già con i piedi nella nuova civiltà. E questa è la buona notizia. Dunque siamo un piede nel vecchio e un piede nel nuovo. Dunque il vecchio potrebbe andare male, soprattutto se c'è una guerra monetaria con l'America. Non si sa bene il scenario che potrebbe avvenire. L'altro, la buona notizia, è che non è un collasso generale, è un collasso di una parte, di una logica di morte che non ha avvenire. E dunque questa è un'altra forza di cambiamento verso una politica, verso un mondo che fa senso. Un mondo con la guerra nucleare non fa senso per la gente. Dobbiamo
assolutamente avrei potuto aggiungere questo alle sfide, dobbiamo sbarazzarsi assolutamente di questa possibilità di suicidio nucleare. Come si fa? Io non so. Però dipende dal nostro livello spirituale etico. Fiducia. Dipende. There is no other solution. Non c'è altra soluzione. Siamo noi che dobbiamo, e vi mostro tutti gli elementi che spingono questo cambiamento verso il positivo. Mi dispiace di essere positivo, ma è ciò che vedo. Avanti. Allora, vi do 5 scenari. C'è gente che dice, il collasso sarà forte e totale e avremo niente come l'isola di Pasqua. Plus rien. Penso che non è vero. C'è una parte che sta per finire, ma non siamo l'isola di Pasqua. Oh, siamo già nella società immateriale, abbiamo già... Non è che mi piace Facebook né Google, eccetera. Fra di noi, in California, 25 anni fa, c'era una riflessione di alto livello con Harlan Cleveland, Willis Harman, e si parlava di cambiamento di società, di civiltà, di paradigma, eccetera. Io ho assistito a dei congressi con 1000 persone, c'era la CIA, i grandi capi del militare americano, c'era di tutto, gente dappertutto nel mondo, e si riflettava sul cambiamento. Oggi Google e questi sono scesi di livello di riflessione e sono ritornati nella visione industriale che stiamo per lasciare. Fanno soldi, ma non fanno senso. They make no sense. Fanno soldi, va bene. E dunque io penso che la riflessione etica sull'intelligenza artificiale qui in Europa avverrà. Come, su quale forma, non so. Però siamo obbligati di andare in questa direzione. Questa è la sfida veramente del nostro 21° secolo. A che velocità? Ma je ne sais pas, non so. Ma ci andremo. Avanti. No. Allora, secondo scenario, c'è un sacco di gente nei dibattiti elettorali in Francia, in Italia, un po' dappertutto. Dicono dobbiamo uscire dall'Unione Europea perché una... veramente la gente è furiosa sull'Unione Europea e non hanno torto. Perché come vi ho detto, con Delors avevamo previsto un'Europa di centro-sinistra e hanno fatto un'Europa giusto esattamente il contrario. Ultraliberale, che non aiuta più nessuno, salvo le grandi multinazionali. La gente furiosa ha ragione. Dunque, io non sono d'accordo con questo scenario, ma capisco le ragioni. Ciò che la gente non capisce è che naturalmente il progetto europeo è un progetto di non violenza fra stati. Il progetto fondamentale. E questo è tanto evidente per la giovane generazione che hanno dimenticato. Ma attenzione, siamo noi nel mondo intero che abbiamo creato un'isola dove i diritti umani sono più o meno osservati, o c'è più o meno della solidarietà, anche se la solidarietà con l'Italia non c'è, è il peggiore. E Macron, si critica il vostro ministro, ma
Macron fait la stessa cosa, con altre parole. E Macron, nessuno osa criticarlo perché ha parole très chic, però il contenuto è lo stesso. Bene, dunque non si deve uscire dall'Unione, ma si deve controllare le finanze, l'economia, la tecnologia, la scienza. Allora, io penso che c'è un scenario del futuro che sia molto dolce, soft. Vede i BRICS, che sono 4 miliardi di gente, Brasil, Russia, China, India e South Africa. È già 4 miliardi di gente, sono usciti di Bretton Woods, stanno facendo il loro sistema monetario. Niente succede. Prima gli americani erano molto aggressivi, però oggi non si fa. Dunque, dei scenari di trasformazione internazionale soft sono possibili. E poi il scenario 4 è ciò che fa la politica per il momento, business as usual, si continua le stesse cose, ultraliberalismo, eccetera. Il scenario positivo è un modo, e io penso che la sfida spirituale è anche di apprendere nella mente a pensare positivamente il futuro, perché lo facciamo cambiare. La scienza trasforma. Se tu hai dei pensieri negativi tutto il tempo, ma diventi negativo, diventi malato. Se hai dei pensieri positivi, creativi, ma ti trasforma dall'interno. Ecco ciò che volevo dire. Avanti. Va bene, avanti. Allora, la crescita della destra europea. Due cose. La destra europea c'ha un buon naso e sente l'energia di morte, questa energia della guerra nucleare, tutti questi valori di morte che sono sotto la società industriale e loro capitalizzano su questo. Sempre. Va bene. C'est bien. Però in politica si avanza come la processione di Echternacht in Lussemburgo. Tre passi in avanti e poi due passi indietro. E poi tre passi in avanti, due passi indietro. La politica funziona spesso così. Perché? Se tu hai un cambiamento, la gente gli fa paura. E hop, vanno due passi indietro. La destra europea sono questi passi indietro, però siamo all'ultimo passo indietro. A mio parere sarebbe possibile che ripartiamo, perché le sfide etiche e spirituali sono là. E non è solamente negando queste sfide come fa Trump e gli altri di destra e avendo dei argomenti facili, ma che sono superficiali, che non vanno al cuore dei problemi. Non è con questi che troveremo un futuro. Dunque, loro fanno due passi indietro, c'è normale, è come normale. Perché? Perché la gente ha paura. Allora, seguente. Avanti.
perché... Allora vi racconto una cosa. Sono stato invitato a Toulouse a organizzare con i canadesi di Montréal una conferenza sulla nuova, la nouvelle civilisation, la nuova civiltà. E abbiamo invitato della gente tutta una giornata. Agricoltura, educazione, finanze, politica. E ci siamo resi conto che sappiamo molto bene ciò che si deve fare. Lo sappiamo, l'agricoltura. Si deve cessare di mettere dei prodotti chimici che uccidono tutto e dobbiamo aiutare la terra a rigiovinare e riprodursi permacultura, cioè, lo sappiamo. C'è un agricoltore in Francia, in Italia, al giorno, che passa al bio, uno, due, tre al giorno. Ma non è facile, perché i sussidi europei sono ancora per la vecchia agricoltura industriale. Bene. L'educazione, si sa benissimo ciò che si deve fare, però ci vuole tempo. Le finanze, sappiamo, la tecnologia, sappiamo, abbiamo degli esempi che funzionano molto bene. E dunque siamo già un grosso passo nel nuovo, funziona già. E i giovani, non tutti, ma molti giovani sono in questa logica nuova, funzionano in un modo molto più mondiale, molto meno parrocchiale, diciamo, viaggiano, vanno qui, vanno là. Anche i giovani inglesi non hanno nemmeno capito come la gente ha potuto votare Brexit, perché per loro era un nonsense. Dunque, abbiamo già praticamente nella tasca le soluzioni per domani. Ciò che rende anche il ruolo del politico molto appassionante, perché lui può favorire sul posto, delle piccole cose che vanno nella buona direzione. E la gente gli piace perché si vede che funziona. E vediamo che in Francia, per esempio, a livello locale e a livello delle regioni, il leadership politico sta veramente cambiando, ascoltando la gente in dialogo, mettendo in posto un sacco di iniziative, ma a livello nazionale si è finì, è tutto bloccato. Dunque c'è tutto un movimento politico di ascoltare ciò che la gente fa. A volte fa delle stupidaggini, ma c'è molta gente che fa delle cose molto produttive, interessanti, creative. Si deve capitalizzare su questo e riprodurle. Ok. Allora, vi ho già parlato di Teilhard de Chardin, un vecchio gesuita, che diceva che stiamo per entrare nella noosfera. La noosfera che è un livello di coscienza molto più alto. Siamo già pervasi dall'energia cristica sostanziata di amore universale e di luce. Questo dice Teilhard. Nel 1950 la gente si è detto, ma non ci capiamo nulla. Adesso io ho l'impressione, mi dispiace di essere positivo, siamo già un passo nella noosfera. E perché? È per questo che siamo furiosi. La gente è furiosa perché
siamo molto più coscienti, vediamo molto meglio ciò che non va che prima. Il nostro livello di coscienza si è alzato en silence, in silenzio totale. Ma ci siamo già. E dunque è questo che è importante di capire, che vediamo delle cose che non si vedeva 20 anni fa. Prendo un esempio. Con il club di Roma, fondato da Aurelio Peccei, italiano, 74, dice alta alla crescita. La gente si è detta, ma questo italiano è matto, anche se lavora alla Fiat è matto, è impossibile, non si può fare. Oggi come oggi, tu chiedi al cittadino, tutti ti dicono sì, c'è un problema con la crescita. Dunque il nostro livello di coscienza, il nostro livello di comprensione si è alzato. E il livello di certi politici si sta alzando, soprattutto a livello locale e regionale. Avanti. Sì, la nuova generazione è entrata più di noi in questa nuova civiltà e non capisce certi giovani perché non si procede spediti verso un mondo sostenibile e solidale, non capisco. Naturalmente è solo una parte, l'altra parte è più indecisa e non so bene dove andare, questo anche è una parte della gioventù. Avanti. Allora, seconda parte. Elezioni europee del 2019. Attenzione, ci sono due partiti completamente sconosciuti. Dunque c'è la destra, Madame Le Pen e il ministro italiano che fanno conferenze di stampa, che sono aiutati da Steve Bannon, eccetera. Bene, questo conosciamo. La stampa non parla di due altri partiti, Volt e Diem 25. Sono partiti un po' come 5 Stelle in Italia, che nessuno conosce, ma che sono questi. Io mi sto domandando se non avremo un scenario all'italiana. Un scenario all'italiana. Che hanno fatto gli italiani? Hanno fatto elezioni e i partiti tradizionali, via. E hanno dato i voti a gente un po'... non si sapeva. Bon. Adesso il governo mica facile, ma mi domando se non andiamo al livello europeo verso un scenario all'italiana. Perché? Prendiamo la Romania. La gente è furiosa perché il governo cosiddetto socialista fa delle leggi per non andare in prigione. Dunque, stanno corrompendo tutto il sistema giudiziario. Se un romeno può votare per Volt o per Diem 35, lo farà. Dipende, per esempio, se lei va sul web, vede Volt, c'è un sito per gli italiani, ma ci vuole naturalmente un sito nei 25 paesi dell'Europa. Ma si potrebbe scoppiare un clic, puff, all'italiana. E che avremo probabilmente, perché Diem 25 propone il reddito di cittadinanza, anche più radicale che l'attuale italiano, però
Naturalmente non sarà 750 in Romania, perché si deve vedere il livello di vita. Naturalmente tutto questo si calcola. Questo vuol dire che dobbiamo ripensare completamente, controllare le finanze e l'economia mondiale. Ripensare in un modo intelligente. Stavo con un economista americana al telefono ieri, Hazel Anderson, grandissima economista, che mi dice: the objections against this revenue, le obiezioni contro questo reddito di cittadinanza, sono dell'economia di 100 anni fa. Si deve ripensare. Anche Stiglitz ha scritto un libro bellissimo sull'euro e spiega che i tedeschi, controllando la Grecia, hanno una visione economica che è 100 anni indietro. Dunque abbiamo l'obbligo di diventare intelligente anche. E questo, io penso che c'è l'obbligo di etica, di spiritualità e anche di intelligenza. Dobbiamo essere intelligenti e osare ripensare. Ho una amica che è economista e che vive a Bordeaux e scrive un libro dicendo: il è temps de repenser l'économie, è tempo di ripensare l'economia. L'economia deve aiutare la gente a essere meglio inseriti socialmente e dobbiamo avere un'economia che rispetta l'ambiente. Niente da fare. E dice, il faut le faire. E dice, e stiamo ci sono movimenti che vanno in questa direzione. Dunque, dovere di intelligenza. Seguente. Dunque, scenario all'italiana. Io penso che un scenario all'italiano veramente non è impossibile, però non si sa il futuro. Avanti. Dunque, se il 2019 c'è una crisi monetaria, del dollaro, magari dell'euro, ciò che il votatore farà è di votare per la sinistra, non per la destra. Se la moneta, se c'è una crisi economica, la gente vota a sinistra, secondo me, perché la destra non propone niente di alternativa. Dunque siamo veramente in un paesaggio politico che potrebbe girare, ma non sappiamo. Allora, sì, avanti. Naturalmente, la sfida di questi nuovi partiti, va bene, sono giovani, cliccano, eccetera, però qual è il contenuto economico? È il contenuto di sostenibilità e di giustizia sociale. Questo è importante. E questo sarà decisivo. Vediamo ciò che questi partiti propongono. Si deve andare sul loro sito. E il reddito di cittadinanza, anche se in Italia è molto criticato, eccetera, visto da fuori, di nuovo, scenario all'italiana, vuol dire anche se voi il vostro reddito è una e non è ben fatto, eccetera, voi fate un piede avanti e gli altri ti stanno dicendo: ma e noi che facciamo, noi tedeschi? Nessuno in Germania, e sa, la gente in Germania dell'est vivono malissimo. Un reddito di cittadinanza per loro sarebbe bellissimo. Nessuno lo propone.
il SPD socialista di niente, SPD non propone niente. Dunque c'è un vacuum politico tedesco, vacuum, non c'è niente. E la Merkel non sa più che dire, non c'è contenuto. E questo è pericoloso. Vuol dire che la gente voterà per altri partiti, ma quali? C'est ça. L'ARD, i fascisti tedeschi non mi piacciono. Dunque è molto importante di avere questi nuovi partiti, anche in Germania potrebbe fare un successo incredibile, non si sa. Avanti. Avanti. Questo l'ho già detto, avanti. Allora, il mito della buona politica. Vi ho spiegato che ci sono pochi, ma ci sono dei politici con una visione, Jacques Delors. Vi ho spiegato le sfide spirituali, etiche. Vi ho spiegato che la nostra civiltà sta cambiando di valore di morte verso valore di vita. E questo è un motore che sta propulsando il mondo intero, anche la Cina, anche il Brasile, anche l'India, tutti stanno capendo che non si può continuare così. La buona politica è dunque una necessità di fronte alle sfide spirituali ed etiche di questo ventunesimo secolo. Aveva ragione Platone. Grazie. Delle domande. Ovviamente se ci sono delle domande a Mark, lui è pronto a rispondere, perché sono temi. C'è qualcuno del pubblico che vuole fare qualche domanda? Avanti. La prima è sempre un po' difficile. Ecco, sì. Allora venga. Chiedi. Vieni qua, Francesco. Ti presto il mio microfono. Non ti allungare troppo. Non ti allargare. No, allunga. Il filo è corto. No, volevo sapere se il professore conosce l'esperienza della legge sui lavoratori socialmente utili, che in Italia da qualche anno, se, quali sono le differenze tra reddito di cittadinanza e quello, perché pensa che il reddito di cittadinanza sia un passo avanti. E poi mi pare che in Germania ci sia già il reddito di cittadinanza da un po'. Non si sente Francesco? Dunque lui ha chiesto ciò che penso su la legge sui lavoratori socialmente utili. Okay. E perché pensa che il reddito di cittadinanza sia un passo avanti? Sì. Rispetto a quello, e perché è un passo avanti anche rispetto al reddito di cittadinanza che vige in Germania già, quindi l'Italia non è un modello in questo. Ma il reddito di cittadinanza, a parte la Finlandia dove c'è un micro esperimento, in Germania non c'è. Allora, questa legge non la conosco, ma direi che in Francia c'è il Ministero dell'Ecologia, che è anche il Ministero dell'Economia Sociale, Economia Sociale. Dunque direi che il reddito di cittadinanza è un passo avanti, ma attenzione. Adesso un po' di filosofia politica. Nel Medioevo il lavoratore nella fattoria, la ferma, si definiva dal nome del patrone e la Chiesa ha imposto che questi servi siano battezzati, diritti dell'uomo. Va bene.
poi c'è stato l'industria, e l'industria definisce il cittadino dal suo lavoro, dal suo salario. Tu non hai salario, sei un zero disoccupato. Disoccupato è negativo. In francese chômeur, negativo. Non siamo più nella società industriale. Vuol dire che ci vorranno 10, 20, 30 anni per ridefinire la cittadinanza nella società post-industriale, in cui, fra di noi, nessuno è sicuro che c'è un job per tutti. Bah. Non si dice, però, probabile. Vuol dire che se tu c'hai il 20% della tua civiltà, della tua cittadinanza, che certo non troverà un lavoro, si deve cambiare categorie. E dunque, nella società post-industriale, il cittadino è una persona che lavora, che riceve e lavora per la società. Non è il disoccupato che beve la birra a 10 della mattina e non fa nulla fino alla sera. Questo è industriale. Nella società post-industriale ci vorrà tempo per ridefinire la cittadinanza. Non è al chômeur, al disoccupato, che andiamo a versare del denaro. Questo è falso. Non funzionerà. Però ci vuole tempo per fare questo. E ci vuole intelligenza politica per capire. Dobbiamo finire con la definizione del cittadino dal suo lavoro, dal suo salario. Ça, c'est fini. Però dobbiamo inventare una cosa nuova. E per quello che il reddito di cittadinanza, l'Italia sta lanciando la discussione. Ma attenzione, ma è difficile. Ma voi siete un passo avanti gli altri. Che l'ho fatto tutto perfettamente? No. Ma almeno voi cominciate e lanciate e forzate la gente a riflettere. Ciò che i tedeschi non fanno, niente. Francia, zero. Adesso l'unico che parlava del reddito di cittadinanza ha cofondato Diem25 con Varoufakis. Beh, vediamo. Scusi, tutto questo era per il reddito, la domanda del signore. Altre domande? Scusi, ma è possibile che se dovesse mantenersi lo spread al di sopra del livello dei 300 punti, e andasse come adesso, credo 305, qualcosa del genere, e andasse a finire, non so, a 400 punti e permanesse in questa situazione per un anno, supponiamo. Quindi noi perderemmo, da quanto hanno detto, la possibilità di essere avere un riconoscimento da parte delle banche centrali europee, che non credono più nell'Italia. E secondo lei non ci potrebbe comunque essere un escamotage per poter far fronte a questa rebus è proprio un rebus, guardi, perché è chiaro che le leve da manovrare sono, come ha detto lei, sono parecchie, però penso che ci sarà qualche persona illuminata che possa farlo. Non faremo cambiare la mentalità delle banche centrali. Però, guardate ciò che succede in Portogallo. In Portogallo
hanno fatto il contrario della Grecia, dell'Italia, della Spagna. Basta con l'austerità, aumentiamo le pensioni, aumentiamo un po' i salari, non molto, però un po', diamo un segno che e il Portogallo sta bene. Allora, l'Unione Europea ha detto austerità, austerità. E il governo portoghese ha risposto, ma noi siamo meglio che tutti gli altri. Allora, che dite di questo? We say nothing. Diciamo no, niente, perché, capisci, questo è il modo. Si deve essere intelligente. Sì, e questo obbliga la gente a ripensare gli assiomi di base dell'economia. E questo che dobbiamo fare. Ventunesimo secolo sarà un secolo di riflessione intelligente. Non possiamo rimanere nei vecchi schemi. Altre domande? Integrare e dare qualche chiarimento in più rispetto alla situazione che sta vivendo il nostro paese, quindi parlo dell'Italia, che lei sicuramente conoscerà meglio di noi. Poi un'altra cosa, mi sembra lei un poco troppo ottimista quando parla di intelligenza, di doti spirituali ed etiche. Io vedo che nella società mondiale l'intelligenza sta scemando e stanno venendo meno pure le doti spirituali ed etiche. La ringrazio. Grazie. Una buona domanda, non condivido la visione, ma nessuno, io non dico che ho ragione, io ho proposto una visione e rispetto le altre visioni. Cool. Sono d'accordo con il Signore che il nostro livello attuale di intelligenza e di spiritualità e di etica è abbastanza basso. Con questo concordo con lei. Ma c'è la spinta. Non faremo. Non riusciremo. Edgar Morin, avrete una conferenza su Edgar Morin. Edgar Morin dice: se non arriviamo a controllare la scienza, la tecnologia e l'economia, possiamo fallire, possiamo morire. La nostra civiltà questa volta può morire. Dunque siamo, non è una cosa leggera, siamo in pericolo di morte se continuiamo come facciamo adesso. Questa è una famosa, dolce, silenziosa botta nel sedere. È questo che potrei rispondere, però il futuro non lo conosco. Venga qui. Ah, signora. Grazie per continuare a accompagnare questa avventura. Oggi ho avuto la sensazione non più di Mark, ma Mark. Cioè qualcuno con cui stiamo camminando insieme. Sarò una presuntuosa, però questa è la percezione che ho avuto oggi. E allora, due cose. Una sulle caverne, sul mito della caverna. A fianco a quel mito, su cui ho ovviamente nulla da eccepire, però il ruolo del filosofo è anche un altro, non alternativo, in aggiunta. E forse il filosofo di oggi ha urgenza di fare quello che sto per dire, cioè di trovare le parole, intercettare il sentire della gente dal basso.
Cioè, è vero, è romantico pensare che c'è qualcuno che ne sa più di noi, però quando compi quei 20-30 anni, io ne ho 55, ti accorgi che non c'è questa persona. E allora il filosofo invece ha il ruolo, come il medico capisce dal sintomo qual è il mio problema, così il filosofo capisce, perché è un mestiere, ed è un mestiere importante, riesce a dare parole al mio sentire. Allora, riguardo al pessimismo, che non è è ovvio che l'esito di certi presupposti non può essere che terribile, però ci abbiamo questa opportunità, cioè che il sentire globale, mondiale, non è mai stato così intenso. Poi non ci abbiamo parole, perché abbiamo questo rumore mediatico che confonde tutto. Però sotto a questo rumore c'è un sentire unico, non c'è mai stata nella storia dell'umanità tanta gente in rete che ha accesso alla conoscenza, tutta quanta, e una buona fetta dell'umanità c'ha anche un enorme livello di libertà, penso alle donne che insomma... Quella ce l'abbiamo sempre avuta, però non avevamo strumenti per esprimerla. Allora, tornando al filosofo, ha tanto da fare, proprio tanto da fare, perché c'è tutto questo magma che sta lì, che ormai spinge con una enorme energia, e come tutte le forme delle energie può andare un po' in disordine. Invece, con un buon lavoro di interpretazione del sentire, potremmo, diciamo, aiutare anche i paesi dove questo sta avvenendo un po' più lentamente. E non molto diverso da questa mia riflessione c'è una cosa che riguarda il lavoro, cioè il lavoro, io anche quando ero ragazzina, che ce n'era tanto di lavoro, però l'ho sempre percepito come un problema mio sicuramente, ma come un'opportunità che la società di cui facevo parte mi avrebbe dato. Quindi io penso che continua a essere questo, cioè uno che non lavora è perché non gli è stata data questa opportunità. E a conti fatti, proprio su Internazionale di 2 settimane fa, c'era un ottimo reportage che diceva con grande limpidezza che non ci sarà lavoro, e meno male, perché il lavoro che non ci sarà non è il lavoro come l'abbiamo interpretato fino ad oggi, ma sarà, cioè le macchine non sostituiscono la parte bella del lavoro, cioè per esempio il pane, noi sappiamo la differenza tra un pane fatto a casa e un pane industriale, quindi forse un artigiano che si dedica con passione a fare del buon pane, quello il lavoro ce l'avrà ancora. Però ci sono invece lavori brutti che meno male che lo faranno le macchine. E quindi la storia del lavoro ancora una volta non è un problema mio, ma è un contesto che non lo offre. E io non sono un insegnante, però sono una formatrice. Cioè, a me i ragazzi arrivano che le scelte fondamentali le hanno già fatte, però vorrei che nelle scuole si riuscisse a dare come segnale positivo che oggi i ragazzi avranno delle opportunità che prima non avevano, cioè prima, ma già una generazione fa, un ragazzino portato per la filosofia, io ne conosco un paio, la zia, la mamma, tutti quanti, va in ingegneria, perché ingegneria offre lavoro. Nel momento in cui, anche come ingegnere, insomma, ingegnere ancora lavoro, però forse sono ragazzi che avranno l'opportunità di scegliere filosofia, perché sono autenticamente più portati per filosofia, e la loro scelta non sarà collegata allo stipendio. Certamente chi vuole arricchirsi si deve arricchire, io parlo invece della famosa dignità, e quindi... Non so se mi spiego, con questo cambiamento del valore del lavoro c'è l'effetto positivo che le persone possono scegliere in base alla loro indole, cosa che i ragazzi non fanno, cioè più c'è crisi, più i ragazzi si mortificano e fanno delle scelte che poi li portano sui banchi sbagliati e non si laureano, lavorano male, tutta una catena distruttiva in cui entrano a causa. Quindi ritornando al discorso sul reddito di cittadinanza, fatti i conti, ma i conti tornano, si potrebbe vedere in questo senso la dimensione del lavoro. Non so, ho parlato molto, ma è la storia del lavoro e dei soldi, insomma, sarebbe un'altra conferenza.
Grazie. Sono completamente d'accordo con lei. E... Sì. Grazie. Vedo il mio ruolo come autore, come intellettuale, di aiutare la gente a pensare ciò che pensa. Perché la gente ha un sacco di intuizione, a volte geniale, però non sa mettere dei mots, non sa mettere delle parole. E il nostro ruolo di intellettuale è di aiutare la gente a proporre umilmente parole, visioni, eccetera, perché la gente si possa appropriare ciò che già sta pensando. Penso che noi dobbiamo aiutare la gente a pensare ciò che pensa in un modo più articolato. Sono completamente d'accordo con lei. E per il lavoro, sì, stiamo cambiando la definizione stessa del lavoro. Bene, avanti. Salve, buonasera. Sono un po' emozionato perché non è facile, però sono capitato per caso e mi è piaciuto tantissimo questa sua illustrazione. Voglio sapere, siccome fino ad oggi l'informazione e i media in Italia in qualche modo hanno accompagnato la politica verso alcune decisioni e scelte, e siccome in Italia molte persone si sono dissociate, sono cresciute da sole e hanno espresso attraverso gli ultimi voti la necessità di un cambiamento, volevo sapere, secondo lei, qual è ad oggi, dopo quello che c'è stato in Italia, il ruolo dell'informazione, dei media, rispetto a quello che abbiamo detto sono le sfide spirituali ed etiche del XXI secolo? Ottima domanda perché è molto difficile. Io sogno, il mio sogno è di avere media che possano parlare delle sfide di fondo della società. Quando i giovani vengono nel consiglio di redazione e propongono degli articoli un po' in questo senso, per il momento i media non ci riescono, ma ci devono arrivare, niente da fare. E ci saranno magari, vede, mettiamo che il dollaro perde 50% del suo valore in 3 giorni. Basta che i cinesi, arrabbiati contro Trump, mettono sul mercato la pila di buoni di tesoro americani sul mercato. È un scenario possibile. Mettiamo questo. Se il dollaro crolla e che l'euro perda 30% del suo valore, le banche centrali avranno qualche problema di digerire questo. E a quel momento la gente sarà aperta a altre visioni. Spero che non andiamo verso questo tipo di scenario, ma non è escluso. Dunque io penso che siamo, e i media, non è facile. I media sono un po' il pezzo debole del nostro sistema. Ma è come per la politica, se tu nei media spieghi veramente ciò che succede, a parte Facebook, c'hai il meglio e il peggiore su Facebook. Io ricevo un sacco di cose, c'è il migliore e poi c'è gente completamente matta. Però su Facebook vedi delle cose che non vedi altrove. Non so rispondere meglio. Grazie.
Chiudiamo qui. Ultima domanda. Oh, ecco la signora. Io volevo chiederle questo, sono un'educatrice e quindi oggi mi sono sentita particolarmente sollecitata da quello che lei ha detto. Qual è la sfida per noi educatori di fronte alle giovani generazioni? È un po' questo che vorrei sentire da lei. Grazie. Ho fatto una conferenza sull'educazione. Prima cosa, il recito della caverna è un recito di Socrate sull'educazione. Io adesso parlo sull'educazione, punto. Siamo una caverna. Dunque, educere, fare uscire dalla caverna, un'idea di Socrate. E Socrate dice, la maieutica, che vuol dire? Vuol dire che la gente ce l'ha la conoscenza divina, divina dice, dentro. E io sono come mia madre, una accoucheuse, come si dice? Levatrice. Maieo in greco vuol dire levare, accoucher. E dunque dice Socrate, io penso che l'educazione è accoucher, fare uscire ciò che c'è già dentro. Invece che in Belgio si apre la testa dei giovani e poi si diversa un sacco di c'è che non gli piace. Beh. Terza idea. Aurobindo e la madre in India dicono lo stesso. L'anima del piccolo sa. Dunque, dice Aurobindo, non si insegna, si favorisce, ma io. Sì, sì. Allora, approfitto per ringraziare di nuovo tutti i presenti della partecipazione alle attività di confronti e sulla scia anche della, devo dire, della contentezza di avere di nuovo Mark qui. Volevo anticiparvi qualcosa rispetto a quello che noi faremo quest'anno. La nostra eccellenza ha aperto la stagione e ce ne saranno altre. E ognuna, come ha già detto Franco, ognuna di loro è la rappresentazione di qualche particolare eccellenza di buona gestione, laddove il significato appunto politico del termine si realizza davvero. Il 17 novembre infatti vi aspettiamo con una rappresentanza del mondo cristiano, c'è un sacerdote che ha realizzato una buona comunità e davvero ha messo sul campo una buona gestione politica, guidato da valori spirituali, davvero, i valori di cui Mark parlava. E pensavo, rispetto alle domande che il pubblico ha fatto, rispetto a quello che ha detto Mark, che tutti quanti noi siamo confronti. Tutte le persone che intervengono in queste conferenze hanno in realtà voglia di seguire quella forza di cui Mark parlava, la forza che è al nostro interno, che tende alla realizzazione del bene, che vuole evitare il collasso, che vuole sostenere l'educazione nel senso più nobile del termine. E proprio per questo motivo quest'anno si concluderà con un evento che vuole coinvolgere le persone sul piano più semplice dell'esistenza. Ci sarà una camminata notturna, tanto per stare insieme, tutto qua, per creare questa Europa dai confini allargati, per sentire insieme il bisogno che abbiamo,
senza chiacchiere però, senza parole, silenziosa, fatta semplicemente di questa forza che ci porta e ci dice: io lo voglio fare, io cerco nel mio piccolo di contribuire al cambiamento, perché comunque nel cambiamento ci siamo e non si può evitare. E dunque semplicemente calpestare il suolo insieme può essere un atto di condivisione, no? Di questa idea. E quindi grazie a tutti noi di Confronti. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie.